Passerei invece insieme ad Alessandro a illustrare le novità, diciamo, della CLV. Naturalmente il concetto qual è nel momento in cui potremo riprendere il volo, è bello anche riuscire ad avere già qualcosa di organizzato, qualcosa di pronto che ci consenta, insomma, di tornare rapidamente magari a un clima di volo diciamo così piacevole come quello che ha caratterizzato le stagioni passate. Allora io condivido subito le slide di presentazione che abbiamo preparato e lascio la parola ad Alessandro. Sì, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questo briefing che appunto parla dell'edizione 2020 della CLV. Alberto, guidi tu, che io... perfetto. Appunto questa è la seconda edizione, e ce n'è stata appunto una nel 2019 che è stata vinta da Paolo Riccardi. E le novità di questa seconda edizione sono evidenziate in tutta la documentazione che poi troverete sul sito in giallo, di modo che chi ha già partecipato e già conosce i principi della gara non deve andarsi a rileggere tutto il regolamento e tutta la documentazione associata. Questa gara, come sapete, è una gara basata su prove di velocità, e quindi si differenzia molto rispetto ad altre formule che ci sono, che sono invece basate su prove di distanza. È una gara che si è pensata per i piloti che abbiano un minimo di preparazione, quindi che abbiano almeno fatto i 50 km di allontanamento dal campo, ed è una formula diciamo nuova, perché oltre a tenere in considerazione l'handicap dell'agliante, associa questo anche l'handicap del pilota. Nella illustrazione della gara poi vi spiegheremo puntualmente che cosa vuol dire questo concetto nuovo dell'handicap pilota. È una gara fatta per i piloti della CAO fondamentalmente, quindi la partenza è sempre da Calcinate, e si svolgerà tutti i sabati e le domeniche e i giorni festivi del periodo, che poi vedremo quale sarà. È stata pensata per ricordare Luigi Villa, che è stato uno dei principali realizzatori dei sistemi di scoring in Italia e anche di pianificazione del volo, avendo assieme a Bob Monti realizzato il programma CID, il campionato italiano di distanza, precursore di altri oggi software. Gli obiettivi di questa gara sono, beh, prima di tutto, crescere in termini di sicurezza, perché è fondamentale naturalmente che tutti noi si voli i più sicuri possibili, di confidenza con il mezzo, con l'ambiente, con quello che ci circonda, e aumentare anche le prestazioni ovviamente di ciascuno di noi. È una gara fatta quindi per confrontarsi con altri piloti, e tra questi anche i grandi campioni che si può cercare di battere grazie proprio al meccanismo che associa l'handicap dell'agliante anche l'handicap del pilota, rendendo competitivo anche chi è meno performante rispetto appunto a questi grandi campioni. Un altro obiettivo è quello di consentirci di volare sempre con uno scopo, che è fondamentale, perché avendo uno scopo naturalmente ci si può migliorare, si ha un obiettivo da perseguire, quindi si cerca in tutti i modi di farlo. Per questo motivo la gara è supportata anche da previsioni meteorologiche adeguate e da una pianificazione del tema che le considera. Il periodo di svolgimento e di premiazione appunto della gara era stato pensato in un primo tempo, con una partenza il 15 marzo, che come tutti sappiamo non abbiamo potuto rispettare, e che oggi diciamo si ipotizza nelle prossime settimane. Io forse mi sono lasciato andare col dire il prossimo weekend, ma mi sembra che questo ottimismo sia stato un po' esagerato da quanto ho sentito un attimo fa. Comunque diciamo appunto dalla ripresa voli fino al 28 giugno, data che vedremo se poi spostare di 1 o 2 settimane più in là per consentire la realizzazione di più voli, fino al
riprendendo poi appunto il 29 agosto e fino al 13 settembre o eventualmente anche lì spostando di una settimana, quindi il termine di questo secondo periodo. Il premio è una coppa al primo classificato e medaglia al secondo e terzo. Possono partecipare tutti gli aglianti e con applicazione dell'handicap che poi troverete negli allegati, in particolare nell'allegato A presenti nel sito della CAO. Tutti i piloti possono partecipare svolgendo un numero di prove illimitato e con l'agliante che desiderano. Quello che conta quindi è il punteggio che realizzeranno di volta in volta che verrà accumulato nella classifica generale. Gli aglianti che potrete utilizzare sono tutti gli aglianti vostri, del club, eccetera, mischiandoli appunto. Quindi potete fare una volta con il monoposto, una volta col biposto e, ripeto, ogni volo verrà preso in considerazione e sommato nella classifica finale. Per iscriverci non ci sono formalità, basta, diciamo, aderire a questa chat in WhatsApp scrivendomi e a quel punto poi anche attraverso questa verrete informati delle varie prove che verranno svolte. Abbiamo bisogno che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ci aggiorniate sulle insegne e i diplomi recenti che avete conseguito, perché purtroppo non è il database, quello appunto relativo alle insegne, quest'anno non è stato aggiornato, quindi entrate poi nell'allegato specifico che troverete nel sito e andate a verificare se quello che è scritto rispetta appunto le vostre insegne o se dobbiamo aggiornarlo, e comunicatecelo. Il tema è scelto appunto da un set di temi, poi li vedremo nel dettaglio. L'assegnazione del tema è sempre, come dicevo prima, attraverso questa chat WhatsApp, il giorno prima o lo stesso giorno durante appunto il briefing del meteo della mattina. Il commento al tema di solito viene appunto effettuato durante il briefing stesso. Cosa è necessario prima della partenza e dopo il volo? È necessario naturalmente, una volta che siate venuti a conoscenza di qual è il tema scelto, lo dichiarate all'interno del vostro strumento. E diciamo che è una dichiarazione non suggerita, però naturalmente è importante perché sappiate poi muovervi sul tema che dovrete andare a svolgere. Entro 2 ore dell'atterraggio dovrete entrare nel sito di ACAO dedicato alla gara e inviare il file IGC, che non deve essere modificato assolutamente nel nome che il logger gli ha assegnato, altrimenti purtroppo oggi il sistema di classifica non riesce a leggerlo e quindi vi mette praticamente come non vi riconosce, non vi inserisce in classifica. E a quel punto dovete inserire anche il tipo di agliante che avete utilizzato, le sue caratteristiche, quindi tendenzialmente l'apertura alare del velivolo che avete utilizzato, e se biposto, chi dei due piloti è il pilota scelto perché entri in classifica nella gara. Per gli aeroporti motorizzati naturalmente il file dovrà contenere le indicazioni sull'eventuale apertura del motore, quindi dovrà essere il logger dotato di NL. Adesso non so se Alberto volevi far vedere come si fa ad entrare nel sito ACAO appunto per... Io magari lo farei alla fine, finiamo le slide e poi facciamo giusto vedere un attimo sul sito la form per l'invio del volo. Perfetto. Dicevo prima che i temi di gara sono un set che è già stato inserito nel sito della gara all'interno del sito ACAO e che comprende 21 temi in tutto, 4 in più rispetto ai 17 dell'anno scorso. Quello che vi suggeriamo è che da qui all'inizio effettivo della gara, della Coppa, voi vi scarichiate dal sito questi temi e ve li studiate, di modo che poi quando verranno assegnati già abbiate idea di che cosa dovrete andare a realizzare. Sono tutti temi naturalmente fattibili anche per i piloti alle prime armi
e proprio per questa ragione sono temi per la maggior parte arti che appunto hanno dimensioni che variano da un minimo che dovrebbe essere possibile anche per i piloti meno veloci, con aglianti meno performanti, ha invece un massimo di lunghezza che sarà più adeguato per chi avrà caratteristiche di performance maggiori. Come detto all'inizio, il decollo della CAO, la partenza sarà sempre centrata sull'aeroporto con un raggio di 7 km, il che poi probabilmente Alberto ve lo illustrerà più nel dettaglio, vi consentirà di partire uscendo da questo cerchio, per esempio essendo sul campo dei fiori e muovendovi di poco verso quello che è la direzione da percorrere per realizzare il tema. Il quando della partenza sarà sempre a vostra discrezione, quindi non c'è un'apertura a traguardo. Appena supererete questo cerchio di 7 km starete considerati partiti. Se ripeterete la partenza, naturalmente il sistema considererà l'ultima partenza che avete effettuato. La quota massima è semplicemente nel rispetto dello spazio aereo disponibile, quindi nei 1640 metri QNH che ci consente lo spazio sopracaduto. L'arrivo è un cerchio invece da 2 km centrato sempre sull'aeroporto, quindi superando questo cerchio siete praticamente arrivati con una quota minima di 600 metri QNH, che è una quota che è stata pensata sufficiente per consentire una procedura di arrivo e di atterraggio assolutamente in sicurezza. Vi ricordiamo naturalmente che durante la competizione è necessario che rispettiate gli spazi aerei ed eventualmente il contatto con Lugano qualora si attraversi lo spazio di Lugano. Ecco, ecco. I temi, accennavo prima, sono di due tipologie. La prima è un racing task, quindi è un tema che prevede un percorso su punti fissi uguali per tutti, con una distanza complessiva uguale per tutti, sul quale proprio svolgendo questa distanza si misura la velocità. Probabilmente lo useremo poco perché appunto è un tema che se lo si adegua rispetto a chi ha minore velocità media possibile, si rischia poi di portare chi invece è più veloce a realizzare questi temi con dei tempi molto molto brevi. La seconda invece soluzione è quella della AT, che come poi Alberto vi illustrerà con maggiori dettagli, prevede che i punti fissi in realtà siano un cerchio e che sia sufficiente, o un settore, che sia sufficiente per avere svolto il tema e entrare in questo settore. E quindi questa tipologia di tema consente ai piloti meno esperti di sbucciare, di toccare appena appena il cerchio, rendendo comunque valido il percorso. Invece i piloti più performanti potranno svolgere tutto il percorso all'interno del cerchio, arrivando anche all'estremo opposto di questo ingresso, realizzando il percorso più lungo. La novità di quest'anno appunto è che, oltre al cerchio che avevamo già visto l'anno scorso, sono stati introdotti cerchi più ampi, quindi un cerchio di 50 km, poi Alberto ve li farà vedere nel dettaglio, e quindi amplia di molto la possibilità di scelta del pilota. Vedremo che potrà comprendere per esempio la possibilità all'intorno dello stesso pilone di fare tutto il lato della Valtellina al lato nord, oppure come alternativa addirittura di fare la pedemontana, quindi ampliando di moltissimo quello che è lo spazio che il pilota può decidere di realizzare. L'altra novità invece è quello del settore. Il settore è molto interessante perché è di nuovo un modo per allungare di molto il tema, ma costringendo però il pilota a rimanere su un allineamento molto determinato, e quindi nel momento in cui poi si andassero a confrontare i voli, a vederli su un percorso che è molto simile, cosa che invece appunto nel caso precedente del cerchio di 50 km è proprio il contrario. Sì, diciamo che questa cosa poi si vede meglio forse con l'esempio grafico. Esatto, giusto? Esatto. Ecco, okay, a questo punto quindi lascio proprio la parola ad Alberto, che vi farà vedere nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Ma diciamo che noi abbiamo solo, vi abbiamo riportato alcuni temi esemplificativi, per cui qua vedete a sinistra uno speed task dove si vede bene sia la zona, il cerchio di partenza, che è il cerchio più grande,
quando uscite da questo cerchio siete partiti, poi in questo caso si va alla Roncola, poi si va all'Aveno, poi si fa Capannamara e si va a casa, e qua il cerchio piccolo a 2 chilometri, quando lo attraversate siete arrivati e finisce, si stoppa il cronometro. Nel caso invece a destra, se trovate sempre uno speed task, però orientato nella zona che va verso ovest. Come invece sull'altro tipo di task, ad area task, vedete qua il caso per esempio di una partenza verso est in montagna, rientro sulla canobina e poi a casa. E qua l'area task, come diceva Alessandro, i piloti di gara già le sanno queste cose, ma sostanzialmente basta entrare nell'area. Quello che conta non è in assoluto il tempo impiegato a completare la gara, ma è, e quindi dicevo, quello che conta è la velocità media nella chiusura del percorso. In questo secondo caso invece c'è un cerchio un po' più ampio, e questo appunto è quello che, a cui accennava Alessandro, dove sostanzialmente uno ha la possibilità di entrare in questo cerchio sia stando nelle robbie della parte bassa sud, sia entrando nella montagna. Qua invece vi abbiamo riportato l'elemento nuovo del settore, della zona di osservazione composta a settore, a spicchio, a fettina, e in pratica guardate a sinistra c'è un andata e ritorno, in questo caso sulla Roncola, con l'elemento nuovo è questo qua. Io qui ho un andata e ritorno verso la Roncola. È chiaro che io ho 1 ora e 45 di tempo per fare 114 chilometri, quindi è chiaro che un pilota molto lento, con un aliante poco performante, ragionevolmente girerà la Roncola come se fosse un pilone. Invece se qualcuno è più veloce dovrà entrare in questo settore, potrà fare chilometri in più per la velocità media, ma questo spazio, diciamo, che può scegliere il pilota dove fare chilometri è piuttosto fine e quindi è obbligato in questa direzione. In questo caso a destra trovate un triangolo che si gira in senso orario, anche qui potrebbe essere visto come uno speed task per i piloti lenti, oppure se un pilota è più veloce deve, una volta arrivato verso Bellinzona, deve continuare e magari saltare di là, attraversare il lago di Como, entrare in Valtellina per riuscire a fare abbastanza chilometri e impiegare abbastanza tempo per non arrivare in anticipo. Questo è un tema a cui viene assegnato 2 ore di tempo. Per quanto riguarda i risultati e le classifiche, è una gara in classe unica. Usiamo la regola dei 1000 punti un po' modificata, in particolare per esempio ogni prova paga 1000 punti, e anche se è molto corta. L'handicap, oltre all'handicap dell'aliante, che tutti sanno cos'è, c'è l'handicap del pilota, che si basa sostanzialmente sulle prestazioni storiche sportive del singolo pilota. Noi andiamo in particolare a vedere il ranking internazionale, cioè quello che, diciamo, è collegato un po' all'attività di gara dei piloti, che non tutti hanno, e questo è un parametro. Poi andiamo a vedere le insegne per l'oro, per i 750, i 1000 chilometri, i 500 chilometri, il diamante. Ecco, a seconda di quella delle insegne e dei diplomi che uno ha, ne segue un certo handicap più alto del pilota. Poi si va sostanzialmente a prendere il maggiore di questi. Se un pilota non ha insegne e non ha diplomi e non ha un ranking, cioè non ha mai fatto gare, sostanzialmente parte con un handicap pari a 1. Considerate che tra quindi piloti con handicap più basso e piloti con handicap più alto c'è una differenza di oltre 40%, cioè una differenza molto importante, 43%. L'elemento nuovo sull'handicap è che vogliamo anche, ma l'avevamo già anticipato, vogliamo anche considerare i risultati conseguiti nelle edizioni precedenti della CLV. Cioè se un pilota parte con un handicap 1 e sbaraglia tutti perché non ha mai fatto gare, ma è un bravo pilota, vince a mani basse, è giusto che l'edizione successiva il suo handicap salga un po'. Okay? E quindi qua c'è una relazione, adesso non entro nel dettaglio,
che va a, abbiamo pensato di andare a, a correggere, a alzare l'handicap solo dei primi tre della classifica dell'edizione precedente. C'è quindi una correzione di questo tipo. Poi invece, per quanto riguarda la validità della prova, se vi ricordate, valeva, bisognava che fossero partiti almeno tre concorrenti, rimane così, ma non basta che partano. Bisogna che facciano almeno 100 km validi, perché la prova sia considerata valida. E contano, ai fini della classifica generale, i migliori quattro voli, le migliori quattro prestazioni, più che i migliori quattro voli, le migliori quattro prestazioni di giornata svolte nella stagione. Qua, per quanto riguarda le regole e penalità, non ci sono variazioni e sostanzialmente non mi pare che ci sia, valga la pena di, diciamo, di spendere parole su questo. A questo punto lascerei la parola ancora ad Alessandro, che presenta un attimo appunto il team e chiude questo intervento. Poi faccio vedere appunto il sito. Beh, il team, lo sapete, è composto da Andrea Ferrero e Alberto Schironi, che avete appena sentito, da me e Magnaghi, che si occupa della meteorologia, o in sua vece, diciamo, di chi tiene il briefing meteo la mattina. Come dicevo, la meteo è fondamentale, viene vista con molta attenzione, perché l'assegnazione, il task setting ne tiene conto per evitare di dare temi impossibili da realizzare. Lo scoring è stato sviluppato da Andrea Ferrero partendo da una base CU, e mentre Fabio Bossi, quello che si è occupato di tutto il discorso dell'interfaccia verso il sito e della realizzazione dello stesso. Manca la foto di Fabio Bossi, ma la meriterebbe, giusto? Ah sì, la meriterebbe veramente moltissimo, perché si è dato davvero tanto da fare per la realizzazione di questa competizione. Ci tenevo semplicemente a far vedere che utilizziamo tante fonti proprio per cercare di individuare meglio quelle che sono le caratteristiche della giornata. Voi stessi le potrete, vedendo cosa usiamo, andare a vedere anche in anticipo per sapere appunto cosa incontrerete. Per ultimo, appunto, prima di ridare la parola ad Alberto, che vi illustrerà come entrare poi nel sito e svolgere alcuni compiti, diciamo, volevo ringraziare chi ha sviluppato questa gara, e in particolare Alberto, che si è prodigato proprio nella progettazione sin dall'inizio del tema, e che, cioè del tema della gara, e che poi si occupa insomma assieme a me del task setting. Piero Magnaghi, che durante il briefing, appunto, come detto prima, in genere fa un commento anche dedicato proprio a quello che poi è il tema da svolgere, e naturalmente, come avevo accennato prima, a Ferrero e a Fabio Bossi, che si sono occupati dello scoring, anziché poi tutti a valle di tutte le gare. Andrea Ferrero si occupa dello scoring e dello sviluppo del software, come dicevamo prima, di Fabio Bossi. Concludo ringraziando anche Cernezzi, che si è occupato della parte comunicazione, e soprattutto della nostra presidentessa, che ha dato un grossissimo contributo all'inizio, proprio anche nell'ideazione, e ci ha consentito di realizzare questa gara e di avere tutte le autorizzazioni da parte del Consiglio per poter. Grazie Alessandro, giusto due parole. Qui sono entrato dentro nel sito ACAO, nell'attività sportiva, Coppa Luigi Villa, e sostanzialmente qua trovate tutti i regolamenti, diciamo che è quasi tutto definitivo, tranne l'allegato C, che diciamo dovremo pubblicare l'ultima versione, e in particolare questa è anche la pagina nella quale, al termine, quando atterrate per mandare in volo, è molto semplice, vi dovete registrare, cioè vi dovete loggare al sito ACAO, e una volta loggati, se no non funziona, cliccate qua e finite, vediamo se, ecco, finite nella form nella quale il vostro nome è già dentro, e quindi è già dentro anche il codice ACAO, è già dentro l'handicap del pilota, e quindi vi basta indicare le marche dell'aliante,
le sigle di gara e scegliere nel pop-up l'aliante con cui avete volato. Qua trascinate nella parte bassa, trascinate il file IGC che vi dà il logger e inviate. E così entrate in classifica in modo molto automatico, molto, molto semplice. Bene, l'unica cosa che mi viene da dire è che portiamo al nostro DOV tutta la nostra energia in maniera che ritorni prima possibile.